Nome? Cristian. Soprannome? Il gladiatore. Professione? Quinto calciatore. Cosa avresti voluto fare da grande? Quello che sto facendo. In cosa sei veramente competente? Bella domanda. Sì. Quel che riguarda lo sport sono abbastanza contento. Tre pregi? Tre pregi? Sì. Simpatico? Penso. Poi... ascoltare e... sono abbastanza capace di fratello. Tre difetti? Sono solo tre, purtroppo. Sono lunatico, talmente fastidioso, perdo la pazienza facilmente. Ti hai mai fatto una canna? Una? Quando l'ultima? Veramente venerdì con i miei compagni. Di una frase nel tuo dialetto. Nel mio dialetto? In spagnolo? Come vuoi. Un beso a te. Credi in Dio? Qualche volta. Hai mai rubato? A voglia. La cosa che devi fare da anni? Sfondare nel mondo del calcio. Cosa vorresti sotto l'albero per Natale? Tutte le ragazze che hanno votato per me mi sono vicino quest'anno per salutare. Fai un urlo. Ah! Il tuo cartone preferito? In questo momento Yu-Gi-Oh! La tua squadra del cuore? Bella domanda. Diciamo che Milan, però adoro i ragazzi di Milan. Quanto spendi al mese per i tuoi vestiti? Oh, zero. Il resto dello stipendio in cosa lo spendi? Ciao Vicchietti, se ti va. Per stare bene quanto bisognerebbe guadagnare al mese? Per vivere senza problemi, almeno 3.500-4.000 euro al mese. E tu stai bene? Non così tanto. Cosa faresti con 1.000.000 di euro? Vi saluto tutti, è stato bello conoscervi. Me lo vado in qualche isola a casa. A quale cibo non sai resistere? A tutti. La parolaccia che dici più spesso? Rifaresti campioni? E se sì o no, perché? Sì, perché è stata una bella esperienza, ma è stata lì di conoscere tante belle persone e come la rendere un po' diverso. Cosa ti manca di più di campioni? L'ambiente che ci circonda. Domanda di una delle cittine, chi ce l'aveva più grosso? Dona Liobudici. E tu sei nella media? Sì, sono la mia propria figura. Un aggettivo per descrivere queste persone. Graziani. Introverso. Magrini. Showman. Boriello. Sfigato. Gualtieri. Andiamo. Giuffrida. Come vuoi. L'Adamico. Cazzo. De Zan. Ah, un grande amico. Arrute e Salzano. Non li posso vedere. Perché la seconda edizione ha fatto fiasco? Perché secondo me si sono fatti male, hanno cominciato a fare i personaggi dal primo giorno e non si sono fatti conoscere per quello che sono veramente. L'uomo o la donna più importante della tua vita? Mamma. La parte di te che meno ti piace? Mm-hmm. Il tuo punto forte è? C'è quella stessa. Il fisico. Anche. E guarda. Perché piaci? Sì, mi piace, ragazzi. Cosa manca alla tua vita? Ma devo dire che sono abbastanza insoddisfatto. Come ti vedi tra 10 anni? Famiglia numerosa. La donna più bella del mondo? Michelle Pfeiffer. A che età hai dato il primo bacio? 10 anni. A che età hai avuto il primo rapporto? 13 anni. Hai mai fatto cilecca? Sì. Posizione che preferisci? Dipende dalla respirazione, ma che domande sono? Vabbè, allora salto quella, ti masturbi. Ti masturbi? Sì. Chi non lo fa? Quando l'ultima volta? Ecco, se non ti vediamo. Le tre cose che guardi in una donna? Viso. Mani. Non si può dire. Sei esibizionista? Presto un calendario sexy? Dipende
esiste amore senza sesso? Ma voglio. Se faresti sesso senza amore? Qual è la cosa più folle che hai fatto per conquistare una donna? Folle che si possa definire folle niente, però sicuramente se mi conquistare qualcosa sarei disposto a meglio. Hai mai ricevuto una proposta indecente? Indecente tipo prima di andare a queste cose? Ah, sì. Hai accettato? No. Boxer o slip? Dici bugie? Purtroppo ogni tanto sì, ma non più. Quante bugie hai detto in questa intervista? Purtroppo nessuna, infatti un po' mi sto vergognando, però. Vabbè, di tutto quello che vuoi dire. Siete uno spettacolo, speriamo di vederci presto.